Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla dall'Alta Terra di Lavoro, da Cassino, e per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro, che ormai va in trasmissione sempre il martedì. Questa sera parleremo con un personaggio veramente, veramente importante. Viene dalla Valle di Comino, forse, credo, ma soprattutto viene dall'Alta Terra di Lavoro, ed è uno dei pochi, è uno di quei personaggi, quelle persone che può stare nel club ristretto di chi in Alta Terra di Lavoro ancora produce cultura. Quindi dopo Raimondo Rotondi, Benedetto Vecchio, Rodana Terrezza, Alessandro Parente, Anna De Santis, Peppe Ghiacciolo. Oggi parleremo con una persona che è veramente, veramente particolare, ma particolare nel vero senso della parola, che ha fatto qualcosa di veramente straordinario. Però, come nostro solito, ci facciamo anticipare da questo breve video. Visto, c'è un signore che lo vedete qui davanti a voi, che Bersani, Dio, ancora ha tutti i capelli neri, non c'ha nemmeno un capello bianco per lui. Questo vi faccio i complimenti, che sono uno strano strumento, e parlo di Marco Tomassi. Marco, ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ciao, Claudio. E quello strano strumento poi lo vedremo mentre tu in questa chiacchierata. Cammin facendo. Scusami. Subito a bruciapelo, Marco, ma sei entrato in diretta non con il nome di Marco Tomassi, ma con lui, con Liuteria Montecassino, perché? Perché ormai da 22 anni questa è un'avventura che porto avanti con grande passione, anche con difficoltà, ritagliando anche un po' gli spazi dalla vita quotidiana per potermi dedicare a questi strumenti. Però, diciamo, è il progetto che ha avuto più lunga vita nel mio trascorso, quindi ecco, Liuteria Montecassino,
è ancora sempre attiva nel mio cuore. Quindi praticamente possiamo dire che tu non ti stai servendo del tuo territorio e di quel grandissimo monumento universale che è Monte Cassino, ma li stai servendo, quindi stai servendo Monte Cassino, la tua terra, la tua terra di lavoro, e questa è una cosa che veramente ti fa onore, perché di solito chi fa qualcosa di veramente importante usa il proprio nome. Poi in questa conversazione i nostri spettatori capiranno di che cosa stiamo parlando, di che cosa hai fatto e che cosa fai. Senti, ma tu però nasci come ingegnere, o mi sbaglio? Sì, io sono un ingegnere che si è dedicato però anche ad una passione che viene da molto lontano e diciamo, stando in un periodo in cui abbiamo convivenza con i virus, come dico io, la zampogna è un grande virus e non esiste l'antidoto, non esiste un vaccino contro la zampogna, quindi ecco, continuiamo a vivere in compagnia della zampogna, anche cercando di non farla diventare troppo invasiva nella nostra vita, per certi versi, perché è uno strumento che ti prende totalmente. Ma parliamo di Zabon e Ciaramella, giusto? Parliamo di zampogna e ciaramella, insomma. Io quando ho cominciato, in realtà non sapevo nemmeno che cosa fosse una zampogna. Poi ho scoperto un mondo molto variegato. Zampogne zoppe, zampogne a chiave, ciaramelle, bifare. Strumenti d'arancia di tutti i tipi che sono il frutto di una cultura che ha 2000 anni di storia. Noi a volte ignoriamo questo piccolo particolare e pensiamo che le zampogne siano gli strumenti dei nostri nonni. In realtà hanno un trascorso molto più lungo di quello che noi immaginiamo. No, forse oltre 2000 anni, oppure 2000 anni, io credo 3000 forse. Beh, allora diciamo che la letteratura ci ricorda che il primo suonatore di zampogna menzionato nella letteratura risale al periodo romano, e ne parla Plinio il Vecchio. Pare che fosse un suonatore di alto rango nella scala sociale romana, però è il primo citato nella letteratura, ma non il primo in assoluto, quindi probabilmente, come dici tu, anche 3000. Prima delle zampogne sicuramente ci sono state le launeddas, raffigurazioni delle launeddas sono state ritrovate e datate fino a 4000 anni fa, quindi Che diciamo cosa sono sono le Avenas? non ho Che sentito. strumento è questo che mi stavi Le parlando? launeddas sono una specie di zampogna, l'antenato della zampogna probabilmente. Viene suonato solo in Sardegna, è una zampogna senza sacca, in cui le canne vengono infilate direttamente in bocca e la bocca del suonatore, è la sacca dello strumento. Successivamente queste tibie sono finite in un utriculus, da qui la tibia utricularis, e quindi anche Nerone, l'imperatore romano che suonava la zampogna, suonava la tibia utricularis, già una piccola evoluzione delle launeddas, cioè degli strumenti infilati direttamente nella sacca, quindi tibia utricularis. Da lì che nasce la zampogna. In quel momento lì nasce Senti, lo strumento che noi conosciamo ma oggi. siccome so che tu sei un collezionista, forse, ma questo strumento ce l'hai, questi strumenti ce l'hai a disposizione di farcene vedere o... No, le launeddas no, perché non le so suonare, quindi io non colleziono strumenti che non so suonare, che non provo a suonare. Le launette sono strumenti troppo difficili da suonare, quindi Ah, ecco. questo. Allora, come dicono i sardi, cioè loro della pecora mangiano pure la pelle, quindi non hanno la sacca. Cioè, io non la mangio la pelle della pecora, e quindi diciamo così, sono le zampogne. Senti, ma però sicuramente nasce prima la ciaramella, perché ho visto in testi biblici alcuni la ciaramella nasce molto prima della zampogna, però Beh, certamente. è tipicamente medio orientale, pure soprattutto nel popolo ebraico era usata, o mi sbaglio? Sì, in realtà le ciaramelle fanno parte di una famiglia di strumenti ad ancia, di oboi popolari, come li vogliamo chiamare, gli oboi antichi, la zurna, e tutta una famiglia di strumenti ad ancia che provengono dal Medio Oriente. Molto probabilmente l'origine prima è stata proprio in quell'ambito lì. Poi alla fine la zampogna, in realtà il termine zampogna tradizionalmente, diciamo, io ho sempre sentito parlare gli anziani di zampogne,
sei comprato un bel paio di zampogne. Non si parlava mai di zampogne al singolare, ma di zampogne al plurale, proprio per dire che queste ciaramelle sono finite in un ceppo e quindi ogni canna della zampogna, 4 in genere, sono delle ciaramelle, se vogliamo, delle bifare, e quindi degli strumenti ad ancia che sono finiti in un blocco per essere suonati tutti insieme da un unico suonatore. Quindi alla fine parliamo sempre di più ciaramelle infilate in una sacca. Ho capito. Senti, Marco, ma tu nasci prima, cioè tu suoni sia la zampogna che la ciaramella? Sì, ma io più che altro sì, suono, ma la necessità per me di imparare a suonare questi strumenti deriva dal fatto che poi quando costruisci gli strumenti li devi provare, diciamo così. Però la maggior parte del mio tempo io la dedico alla costruzione, allo studio, al perfezionamento dello strumento, a fare in modo che questi strumenti siano più affidabili, però non tanto alla mera esecuzione, diciamo. Io sono più liutaio probabilmente che più musicista, nel senso che dedico più tempo alla costruzione. Quando ho cominciato, gli strumenti non avevano, diciamo, una particolare affidabilità. Sto parlando almeno degli strumenti che venivano tramandati nella nostra area, avevano dei problemi di intonazione. Si passava la maggior parte del tempo a cercare di intonare gli strumenti e poi alla fine magari si suonava per 5 minuti intonati e poi si ricominciava. Era un percorso molto molto lungo e necessitava veramente anche di una grandissima esperienza, e questo significava pure che non ci si poteva inventare suonatori di zampogne, cioè nel senso che se non avevi un tutor che ti guidava, quindi un altro zampognaro che ti insegnava tutti i segreti per gestire lo strumento, non avresti mai potuto imparare a suonare questi strumenti, perché le difficoltà nella gestione dello strumento erano veramente, veramente tante. E io ho lavorato, diciamo, un po' su questo, a cercare di rendere gli strumenti un pochino più affidabili, cioè a fare in modo che il risultato fosse un po' indipendente dall'abilità del suonatore. E questo poi si è tradotto anche, diciamo, in uno studio lungo e duraturo, ma anche in risultati che poi sono venuti fuori, nel senso che negli ultimi anni sentiamo sempre di più suonatori con un livello di precisione, un'intonazione e un suono veramente, veramente oggi, secondo me, quando io ho cominciato 22 anni fa non c'era questo tipo di suono. Oggi il suono è cresciuto in precisione e intonazione, quindi oggi la zampogna può suonare insieme a altri strumenti, mentre in passato, quando io ho cominciato perlomeno in questa zona, cioè la zampogna suonava da sola, non poteva suonare con gli altri strumenti. Poi ci sono stati tanti gruppi che hanno, per fortuna, utilizzato queste zampogne e gli hanno dato una grandissima, grandissima visibilità. Io credo che in questi anni sono cresciuti i suonatori e sono cresciuti gli strumenti. Oddio, Marco, mi stai imbrecando il cervello, perché io ti devo domandare una cosa, ma tu praticamente mi sa che questa trasmissione dura 2 ore, perché praticamente mi stai a farmi in mente tante di quelle domande. Fammi un attimo. C'hai altri programmi per la serata? No, li cancello, perché sto pendo dalle tue labbra. Guarda, mi stai incantando. Volevo chiederti una cosa, quindi tu di dove sei innanzitutto? Io sono di Cassino, io sono nato a Cassino. Quindi sei di Cassino. Però questa cosa qui, il fatto che sono di Cassino, mi ha etichettato per tutta la vita, diciamo così. Perché ricordo che io possedevo una vecchia zampogna, e quindi vi racconto perché io ho cominciato a suonare le zampogne. Possedevo una vecchia zampogna che era di mio nonno, che era originario di Belmonte Castello. Lui suonava tanti strumenti, tra cui anche la zampogna. E Marco Iamele, con cui ho condiviso tante esperienze, un giorno venne a casa mia ed era molto più piccolo di me. Io avevo 24 anni, lui aveva forse 9-10 anni, insomma. E mi disse: ma tu c'hai una vecchia zampogna, perché non andiamo a imparare a suonare la zampogna? C'è Gianni Perilli che fa scuola, io vorrei tanto imparare a suonare la zampogna, perché sono passati i zampognari a casa mia e io mi sono innamorato. Io non sapevo nemmeno che cosa fosse una zampogna, studiavo musica, suonavo altri strumenti, però mi sono ricordato che avevo questa vecchia zampogna che era appartenuta a mio nonno, che io non ho mai visto suonare, che quando io l'ho conosciuto, ma lui non poteva, per problemi di salute, quando l'ho conosciuto io aveva smesso di suonare, e ho detto: va bene, perché no, andiamo a provare ad imparare la zampogna. Ho preso la zampogna,
La zampogna era senza sacca, era senza le ance, ho provato a suonare e subito ho detto, ecco, vedi, te pareva, non funziona. E non poteva funzionare perché non c'erano le ance, quindi io avevo un livello di conoscenza sull'argomento proprio pari a zero, anzi sotto zero. Ho cominciato dal nulla, sono andato a fare la prima lezione di zampogne da Gianni Verini, il quale mi disse, guarda, qua ci mancano le ance, ci mancano la sacca. Cioè, ah, allora c'era qualcosa che non andava. E lui mi suggerì, guarda, se vuoi venire a fare lezione con me, però devi prima sistemarlo questo strumento, devi andare da Mario D'Agostino, che ti farà le ance, ti darà un otere per questa zampogna. E io ho seguito il suo suggerimento, sono andato da Mario D'Agostino nel suo bellissimo laboratorio. Ancora ricordo la prima volta che sono entrato, ho sentito il profumo del legno, ho trovato una persona anziana che con un piede metteva in rotazione un pezzo di legno e abilmente con le mani ruotava un pezzo di legno di qua e di là per recuperare il doppio senso di rotazione del pezzo, perché era lui che pedalava, non c'era un motore elettrico, e scolpiva così il legno. Io mi sono innamorato di questa immagine. Solo che poi lui mi ha detto, ma te sei di Cassino, a Cassino non ci stanno gli zampognari, e quindi cambia strada, in maniera gentile mi ha detto così, diciamo. E quindi questa etichetta mi ha segnato per tutta la vita, perché lui mi ha chiuso praticamente l'ingresso in un mondo per me nuovo, ma affascinante. Io volevo proprio entrare. Così non mi sono perso d'animo e ho detto, guarda, che però io c'ho una vecchia zampogna in macchina che vorrei riparare, avrei bisogno, mi hanno suggerito di venire da te. Lui mi ha detto, ma in questo periodo qua, ed era gennaio, non ci sono le ance, non ci sono le canne per fare le ance per gli strumenti, quindi non mi fa perdere tempo e vai via. Io gli ho detto, guarda che c'è una vecchia zampogna che probabilmente mi dicono che è uscita proprio da questo laboratorio. E allora lì lui si è incuriosito dello strumento e mi ha detto, fammelo vedere. E lui, vedendo lo strumento, mi disse: ma di chi è questo strumento? Guarda, questo strumento era di mio nonno, che io purtroppo non l'ho conosciuto come suonatore, vorrei tanto imparare, vorrei continuare questa tradizione. Premetto che era un periodo nel 2000, questo succedeva nel 2000, in cui la diffusione della zampogna non era la stessa di oggi, e che nessuno voleva più fare questo mestiere, e diciamo si andava un po' perdendo la tradizione, eh. Io non è che pensavo, non immaginavo mai che questo sarebbe poi diventato anche il mio mestiere, però avevo questa voglia di imparare a suonare lo strumento. Ho provato a convincerlo, a pregarlo di sistemarmi questo strumento. Allora lui mi disse: questo strumento lo ha costruito mio nonno. E io gli dissi: ma come fai a riconoscere che l'ha fatto tuo nonno? Perché io riconosco la lavorazione. Questo strumento l'ha fatto mio nonno, quindi stiamo parlando del 1860, 1870, credo, eh? E lui mi disse: ma chi era tuo nonno? Mio nonno era Francesco De Luca. Ah, ma io me lo ricordo molto bene tuo nonno, e tuo nonno era un bravo suonatore. Allora facciamo una cosa: passa tra 2 giorni che ti do il patentino da zampognaro e ti sistemo la zampogna. E così è nata in me la voglia anche di imparare a costruire lo strumento, perché lui mi aveva chiuso le porte di questo mondo. E io ho detto, che faccio? Non entro in questo mondo perché lui mi ha chiuso la porta? Ed io ho provato, provato, provato e riprovato, e alla fine ho imparato a suonare e a costruire il zampone. Diciamo che a questo punto ti ha dato la patente di sacerdote di famiglia, di sacerdote del Tempio della Zampogna ti ha dato. E su... Diciamo che gli ho dato diciamo, il documento di riconoscimento, diciamo, e lui mi ha detto, quindi vabbè, sei tuo diventato nonno per era lui, sei diventato un sacerdote del Tempio della Zampogna. Quindi praticamente, oddio, guarda, sono incantato quando si raccontano queste storie. Noi ci occupiamo di storia, quindi identità. Mi ha dato delle cose e adesso le informazioni, almeno per quanto mi riguarda, che mi hanno fatto mi ha fatto una pelle d'oca. E scusami tanto, quindi diciamo che tu hai scoperto, eh? Io per 22 anni mi sono chiesto perché lui non volesse sistemarmi la zampogna.
Perché ti trovava un intruso, ti trovava un radical chic che voleva soltanto imparare a livello accademico per moda e per cose. Quindi la vera tradizione viene trasmessa, l'identità, non tradizione, perché tu fai tradizione, lui fa identità. Poi ti spiego la differenza, secondo me, tra tradizione e identità. L'identità viene trasmessa e si può trasmettere solo ai propri pari. Quindi nel momento in cui lui ti ha dato il patentino, ti ha dato il patentino di sacerdote. E praticamente lui che cosa ha fatto, secondo il mio modestissimo parere, che vale meno di zero, ha capito che poteva tramandare le sue conoscenze e soprattutto tu hai compreso quello che c'era nel tuo patrimonio genetico che non sapevi. Tu non conoscevi Manuel Zambogna, ma era presente nel tuo patrimonio genetico. E questa è una Sì, cosa sì. troppo Io importante. credo che lui mi ha messo alla prova per capire se io meritavo il suo No, no. tempo di vita. Lui ha riconosciuto la Zampogna quando ha detto il nonno tra i nonni, bisnonni, è arrivato lì si è aperto il click. Non sei l'unica persona. Lascia passare, lascia Sai passare. quante persone si saranno affacciate da lui e ha detto sì, vabbè, non fa niente, lascia aperto. Senti, quindi tu nasci prima musicante o prima Ma costruttore? io studiavo già musica, ho studiato pianoforte, facevo direzione di coro, insomma avevo già delle esperienze musicali, però delle esperienze che nulla avevano a che vedere con la musica popolare. Però la cosa mi ha affascinato ed è stata insomma una scoperta, la scoperta di un mondo diverso, un mondo in cui la musica aveva un altro sapore, un altro colore. Poi per me, devo dire la verità, fortissima è stata la spinta a voler imparare a costruire questi strumenti, a creare, a costruire un suono. Poi mi sono lasciato prendere un pochino la mano, diciamo, e mi sono dedicato a tutta una serie di Vabbè. strumenti, ma mantenendo però, diciamo, rimanendo in quel filone, il filone degli strumenti tradizionali, gli strumenti ad ancia, quindi tutto quello che è affine alla zampogna, tutto quello che è nato prima della zampogna. Non mi sono mai dedicato a costruire altri strumenti che non avessero un legame diretto con la zampogna. Senti Marco, ma mica tu c'hai lì in quel piccolo laboratorio che hai, piccolo grande laboratorio, questa zampogna che facessi di tuo nonno? Ce l'hai lì? Sì, io ce l'ho ancora la mio nonno, che però è uno strumento molto, molto delicato ormai, quindi non, anche se è funzionante, io non la suono, ce l'ho smontata Possiamo come. vederla, possiamo vederla Certo. soltanto. Sì. Già, 15 secondi, sparisco per 15 secondi per Sì. prenderla, ma torno Va subito. bene, basta che la vediamo, guarda. Eccola qua, questa è la zampogna che io ho ereditato. Mio nonno, tra l'altro, aveva già buttato un seme in me perché quando io andavo a scuola suonavo il flauto. Allora lui mi regalò una ciaramella che poi io ho imparato a suonare, però. Diciamo, poi non mi piaceva tanto la zampogna. Questo succedeva quando io avevo 12 o 13 anni, qualcosa di simile. E poi però l'ho abbandonato completamente. Poi quando lui è morto e quando Marco viene a trovarmi è rinata nuovamente la Ma è passione per la bellissima questa, ce la vuoi spiegare innanzitutto che legname zampogna. Questa è una zampogna in legno di prugno, quindi la vedete molto scura perché questa realmente è stata realizzata intorno al 1960, 1860, 1870, perché c'è una storia simpatica che proverò a ricordare e a raccontarvi brevemente. Mio nonno, che si chiamava Francesco, è vissuto per tutta la sua vita praticamente con suo nonno, che si chiamava Marco come me, perché il padre era morto nella guerra del 15-18. Quindi lui è vissuto con suo nonno e lui non ha mai comprato una zampogna, l'aveva ereditata, questa che vedete, direttamente da suo nonno.
suo nonno l'aveva lasciato a lui e il mio nonno l'ha lasciato a me. E il nonno, per convincerlo ad imparare a suonare questi strumenti, lo fece con un sotterfugio, cioè gli promise, diciamo, che gli avrebbe fatto fare qualche tiro di sigaro se lui imparava a suonare la ciaramella. E così mio nonno fu avviato all'attività da giovane zampognaro, e poi alla fine ha utilizzato questi strumenti per tutta la sua vita, e alla fine li ha lasciati a me, perché pensavo, evidentemente, forse aveva visto in me non so cosa, aveva una speranza che questa tradizione potesse poi Ha continuare. E visto in così poi te con. l'unto del Signore per inzampognare. Ce le spieghi un po' questo strumento? Ce lo fai vedere queste lance? Spiegaci Allora, velocemente. è una zampogna molto particolare, adesso provo ad allontanarmi per farvela vedere nella sua interezza, ecco, magari la vedete. Si È una vede, bravissimo. zampogna che oggi potremmo dire un pochino atipica, perché è una zampogna zoppa, ma è una zampogna zoppa bassa. La zampogna zoppa è una zampogna più antica di quella che oggi noi tutti conosciamo, che ha preso il sopravvento, diciamo, che è la zampogna a chiave. È una zampogna più arcaica, più vicina a quella che probabilmente già Nerone suonava. E questa è all'ottava bassa, quindi è una zampogna gigante, diciamo, che però non è una zampogna gigante a chiave, che è più grande, è una zampogna zoppa bassa. Ed è uno strumento che veniva suonato nella zona di Belmonte Castello, nella zona di Valle Lucche. Terelle, In alcune Terelle. zone, sì, in alcuni comuni è rimasto come. In alcune aree è rimasta come lo strumento di riferimento, in altre come Villa Latina e tutti gli altri luoghi deputati alla zampogna è stata completamente sostituita dalla zampogna a chiave. Ma in questi luoghi è rimasta come strumento di riferimento. Ogni famiglia nella Valle di Comino aveva due o tre suonatori di zampogna in passato, quindi erano strumenti piuttosto diffusi. Questa è caduta completamente in disuso. Io quando ho cominciato a suonare la zampogna, ho voluto imparare a suonare questa zampogna qui, la zoppa, che nessuno più suonava, e tutti mi sconsigliavano, dicevano: ma perché tu suoni questa zampogna? Tu devi fare una zampogna a chiave, devi suonare la zampogna a chiave. E io ho detto: no, io non voglio suonare la zampogna che suonava mio nonno. E quindi anche in questa cosa, diciamo, mi sono dedicato ad uno strumento che era rimasto un pochino più indietro rispetto Ti sei tirato la zappa sui piedi, primo agli altri. perché adesso no, sai perché? Perché questa sicuramente non la puoi suonare. Innanzitutto per me mi emoziona perché questa è un'eredità del Regno delle Due Sicilie, sicuramente questa tecnica di produzione e di fabbricazione del Regno delle Due Sicilie, o 1860, 1870 comunque veniva fatto nel Regno delle Due Sicilie, quindi per me è una cosa particolare. E mo prendi, se c'è qualche altra zampogna zoppa, mi ci devi fare 30 secondi adesso, eh. Allora, la zampogna zoppa adesso no, forse non ce l'ho, ma prendo una zampogna gigante che nasce nello stesso periodo ed è il frutto, diciamo, delle generazioni precedenti a Mario D'Agostino, che è stato l'ultimo di una famiglia di tanti costruttori di zampogne. Silvestro D'Agostino, Antonio D'Agostino sono stati i suoi predecessori, il nonno, il bisnonno, insomma, che si sono dedicati a questi strumenti. Questo qui che vi ho fatto vedere è stato fatto proprio da Antonio D'Agostino, che costruiva anche le zampogne giganti, che io poi ho trovato in alcuni musei, per esempio il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'EUR a Roma, e da cui ho potuto poi prendere le misure per poterla ricostruire. Ce Ma poi l'hai? successivamente, sì, però successivamente io queste zampogne le ho trovate in Belgio, in un museo, proprio del 1860, con la stessa fattura. Adesso, come lo faceva Mario D'Agostino, pure io sono in grado di riconoscere, diciamo, la mano del costruttore che l'ha realizzata. Perché i suonatori partivano dalla Valle di Comino e andavano in giro in tutta Europa a suonare questi strumenti. La presenza degli zampognari della Valle di Comino, che suonavano prevalentemente le zampogne giganti, era, diciamo, un fatto assolutamente normale, quotidiano, in Francia e in tutto il nord dell'Europa, anche in Belgio, dove appunto ho trovato
uno strumento del 1860, una zampogna gigante mondiale, e anche al centro della Francia, in un altro museo, c'è la stessa zampogna, perché loro andavano lì a suonare per la campagna della mietitura del grano. Poi probabilmente queste zampogne, che erano così belle da vedersi, le vendevano anche e tornavano poi indietro a casa e se ne ricostruivano un'altra, perché Quindi ne compravano parliamo un'altra. del Regno delle Due Sicilie, che dunque non c'era i migranti, ma si andava ad arricchire gli altri stati. Ci fai sentire un pezzo con quella zampogna? Erano suonatori che noi oggi diciamo ambulanti, ma forse in un'accezione del termine non No. positiva, ma loro erano musicisti di strada, musicisti viandanti che andavano in giro in tutta Europa. Allora io Andavano immagino in tour. il suono di una zampogna gigante, così diciamo proviamo a recuperare quelle sonorità che 150 anni fa, 200, 200 anni Fatti fa, sentire. arrivavano all'estero. Questa è una zampogna appunto gigante a chiave, pure un po' ingombrante, devo fare spazio. Mamma mia, Marco, che ci hai combinato? Ecco, Ci hai combinato, Marco? questo era un suono Eh? perduto. Che cosa ci hai Questo suonato? è. Avete ascoltato un suono perduto? Questa è una piccola serenata, diciamo così, che ho scritto io, perché diciamo per valorizzare un po' questi suoni gravi di questo strumento, che veniva utilizzato in accoppiata con altri strumenti. E che aveva sicuramente un vantaggio per il suonatore, cioè già la presenza scenica di questo strumento. Infatti, i viandanti che andavano in giro in tutta Europa non portavano con sé delle zampogne piccole, magari anche più maneggevoli, più facili da portare, perché ricordiamoci che loro andavano a piedi, non come noi che andiamo in aereo o con la macchina. Però avevano queste zampogne giganti, perché quando arrivavano all'ingresso del paese tutti potevano ascoltare questo suono così possente, e le proporzioni dello strumento erano, diciamo, una garanzia di riuscita dello spettacolo, diciamo così. Era imperiale, era regale, imperiale, riempiva la scena da solo. Non ho sentito, perdona. Era imperiale, era regale, riempiva la scena da solo, no? Imperiale, legale, in realtà il suono di questi strumenti è ispirato assolutamente al suono degli organi. Molto Sì. probabilmente questi strumenti venivano suonati poi anche nelle grandi cattedrali, dove si doveva competere con
con sua Allora, maestra Borda, no? E Marco, quindi. sai cosa mi è venuto in mente quando hai suonato quel. E poi mi dividi, cioè, poi mi dividi, dovrei dire come è fatto. Allora, io una volta mi trovai a fare una visita guidata a Capodimonte. Non so se a Capodimonte, a Napoli ci sta quella grandissima basilica, Matteo, non mi ah, sfugge. Che cosa successe lì? Praticamente lì alla fine ci fecero visitare tutto il complesso e tutto il re. Poi quando ci fermammo in chiesa, questi ci fecero ascoltare due organi. Ci fecero ascoltare due organi ad aria, uno di questi di era moderna, e poi ci fecero ascoltare l'ultimo pezzo, lo stesso pezzo, con un organo che Ferdinando IV di Borbone, parlo del 1700, donò alla chiesa, alla basilica. Ed era, non era da, non era, ed era d'aria, praticamente era uno strumento e faceva un suono di una bellezza, di una veramente di una delicatezza. Io definirei sublime. E mentre suonavi tu, mi ricordavo quella zampogna, cioè quello strumento, che era un organo, quindi che andava a pedale, andava d'aria. Ecco perché ho detto imperiale regale, veramente particolare. Assolutamente, assolutamente sì, anche il registro di Regale è assolutamente ispirato a questa tipologia di suoni. E poi gli organi avevano in passato sempre il registro di zampogna. A Montecassino è conservato ancora un organo del Settecento, se non ricordo male, dove tra i registri c'è un registro che si chiama zampogna doppia. E quindi, Vedi. diciamo, le commistioni, diciamo, tra l'organo e gli strumenti della musica popolare ci sono sempre state, ma la zampogna in realtà è l'organo dei poveri, è l'organo portatile da portare in qualunque Oddio, luogo, insomma. oddio, l'organo dei poveri, ma siccome è l'organo del popolo, siccome prima il popolo era considerato aristocratico al pari dei sovrani, era uno strumento da corte. Perché se ho sentito lo stesso tonalità di suono che ho sentito lì, c'è poco da fare. Quello andava a corte quello strumento. Poi Assolutamente. dovrei dire i Lazzari che andarono, i Zampognari che erano usciti a corte dai Borbone. Vabbè, questa è un'altra storia che ne parliamo. Stiamo parlando di che? Con che materiale è fatto quella Zampogna lì? Che legno? I materiali sono sempre quelli tradizionali. Nello specifico, quella è una zampogna in olivo. Io quasi sempre realizzo zampogne in olivo perché è un legno che ha una sonorità molto adatta, secondo me. Tra l'altro, ha alcuni vantaggi. È un legno che difficilmente tarla, i tarli non lo amano l'olivo, e poi è uno strumento che già è di suo ricco d'olio, resinoso, quindi alla fine è uno strumento che resiste meglio, per la mia piccola esperienza l'ho potuto constatare, resiste meglio alle sollecitazioni, agli stress che noi comunque generiamo in questi strumenti, perché lo strumento si bagna quando lo suoni, però magari quando è caldo poi si asciuga, quindi è soggetto a tanti stress. Il legno veniva utilizzato come sistema di rottura delle pietre. I romani Sì. infilavano dei pezzetti di legno nelle fissure ricavate nel legno, poi ci buttavano l'acqua sopra, il legno, assorbendo l'acqua, dilatandosi, faceva rompere, diciamo, Pensa che le tutto il centro storico di Napoli è stato fatto così, abbiamo visto che poi lì c'era la pietra di tufo che era molto più semplice da spaccare. pietre. E E l'olio è invece abbastanza l'oltre, stabile, come non assorbe. l'oltre come è fatto? L'olio di capra, di pelle di capra, la pelle È intera, capra o vabbè, pecora? si fa. No, è No, capra o nella parte pecora? specie per capra, la capra, perché la capra ha una pelle più sottile, è più adatta, invece la pelle di pecora è più spessa, diciamo così, quindi è meno adatta alla zampogna. In genere si preferisce la capra, anche perché quando si bagna la pelle poi diventa ancora più spessa, insomma, questa qui, diciamo, un po' più igienica, quella di capra. E dimmi una cosa, rispetto a quello che hai fatto vedere del tuo bisnonno, credo, di Prugno, che Sì, il prugno è un ottimo legno, è un legno che ha un suono molto più dolce, più soft, però la verità è che non è che io realizzo zampogne in olivo solo per scelta, diciamo, è perché il prugno non si trova nemmeno più. Ci sono alcuni legni che oggi sono di difficile reperimento, come il bosso, per esempio, che forse è il migliore in assoluto, e il prugno pure, che insomma. cosa, quale legno migliore assoluto? Non ho capito. Il bosso, il legno di bosso.
È un legno Ah, che, ecco. sì, è un legno che si Dimmi una lavora cosa. bene e quindi ha un suono molto raffinato. Dimmi una cosa, ma pure tu fai. Ieri avevamo sentito Giovanni Saviello la settimana scorsa, è stato nostro ospite. Sentito la Sì, trasmissione, molto bello. quando ho parlato di Marco Tomazzi fuori dalla cosa, lui si è inchinato, ha detto alzo le mani, cioè non proprio fuori programma, mi ha detto delle cose, sono Ah, rimandato a Giovanni poi. Giovanni è bravissimo, No, è troppo buono, vabbè. troppo buono. Ma il problema non è che è troppo buono, Marco. Il problema, sai qual è? Che tutto io frequento un po' il mondo dei musicanti del regno. Quando si parla di costruttore di Zambone e Ciaramella, ormai cioè, sei solo tu, cioè numero uno sei tu ormai. Mi dicono, cioè, addirittura qualcuno mi dice che in Europa non c'è nessuno bravo come te a costruire questi strumenti. E quindi. Guarda, io come ti dicevo, ho fatto una scelta, poi alla fine io suono anche questi strumenti, ma per me, insomma, il fascino più irresistibile è stato quello di prendere un pezzo di legno qualsiasi e trasformarlo in una macchina del suono. E quindi mi sono dedicato per 20 anni, 22 anni in maniera totale a questi strumenti. Se questo si ritrova, questa mia passione, questa mia dedizione si ritrova negli strumenti che faccio, questo per me è una grandissima soddisfazione. Giovanni ci diceva la settimana scorsa che praticamente lui segue l'andamento delle stagioni della Luna, soprattutto di gennaio, per fare i suoi flauti. Anche tu segui questi, ti fai guidare anche da queste procedure, naturalistiche, oppure è una cosa che non si fa più? Ma assolutamente sì. Diciamo, io ricordo che, per esempio, mio nonno diceva sempre che i legni si tagliano quando c'è la luna calante a gennaio, a mancanza, e queste cose io le rispetto sempre, perché sono stratificate ormai nei secoli, e hanno un fondamento di verità. Poi magari noi non riusciamo a trovare una spiegazione scientifica, ma sicuramente è vero, io l'ho potuto constatare di persona. Senti Marco, quindi se uno ti commissiona uno strumento a luglio, che gli dici? C'è già il legno dentro oppure dici di aspettare a febbraio? No, il legno ha una stagionatura che richiede tantissimo tempo, ma questa stagionatura, diciamo, Cioè non. tu ti fai magazzino, come funziona? Sì, assolutamente sì, anche perché, diciamo, questi legni non sono di facile reperimento, quindi quando si trova, magari una buona partita di legno, bisogna assolutamente approfittare. Io, Quindi, per diciamo. verità, sto lavorando del legno che ho acquistato come olivo, che ho acquistato nel 2013, e come ciliegio ho dei ciliegi che ho acquistato nel 2008. Quindi, Ah, diciamo, ecco. sì, però, diciamo, io vorrei anche sfatare un po' un mito, perché, diciamo, la zampogna è uno strumento molto molto diverso dagli altri strumenti, perché di alcuni strumenti, per dire la verità. La zampogna non ha una cassa armonica come un violino, come una chitarra, come gli altri strumenti, insomma. La produzione del suono viene attraverso la vibrazione dell'ancia, quindi abbiamo degli spessori anche del legno molto molto maggiori rispetto a un violino o un mandolino, no? E quindi il legno non vibra. La stagionatura è importante, ma serve a garantire la durabilità nel tempo dello strumento. Ma da un punto di vista musicale, la stagionatura è meno importante, rispetto agli altri strumenti, perché il legno non vibra in questo caso. Poi, se ci pensate bene, no? Io posso stagionare anche il legno per 30 anni, per 40 anni. Quando andrò poi a suonare la zampogna, sarò io a umidificare lo strumento, a bagnarlo con il mio soffio. Quindi, quando voi sentite lo strumento suona, ma lo strumento suona quando è anche abbastanza umido, suona bene quando è bagnato. Quindi in realtà la stagionatura non serve a ridurre a zero il contenuto di acqua all'interno del volume, serve a far riposare il legno, a farlo rilassare, a evitare che poi si rompa nel tempo. Non contribuisce molto al suono, questo voglio dire. E mi ha letto nel pensiero perché ti stavo facendo una domanda se c'era il cambiamento di suono tra stagionatura e l'altra da tipo di legno, quindi diciamo che non, mi hai già risposto. Sì, in funzione, Allora. il legno suona in maniera diversa, quindi il timbro dello strumento dipende dalla qualità del legno, però Non non dalla dalla stagionatura. stagionatura.
Il miglior suono, quale legno lo fa? Lo trasmette? Questa è la domanda da 10 milioni di dollari, perché dipende dal gusto del suonatore. Io ti dico il legno mio preferito. Il legno mio preferito è l'olivo, assolutamente, perché io sento che l'olivo ha comunque un suono caldo, ma al tempo stesso anche squillante. Il prugno, per esempio, è un suono più ovattato, che non significa più brutto, dipende da Più come lo morbido. cerchiamo. Più morbido, più soft, dipende, è un gusto personale, però secondo me l'olivo è quello che incarna meglio il suono della zampogna, Perfetto. perché è un suono brillante ma caldo al tempo stesso. Ci spieghi, ma che noi ci sono anche spettatori che sono ignari ma sono curiosi. Come è fatta la zampogna? Prima parlavi di lance, no? Ce lo fai vedere un attimo. Sì, prendo la Noi zampogna. siamo ignoranti, quindi vogliamo apprendere. Beh, guarda, più ignorante di me non c'era nessuno che ho provato a suonare la zampogna in cui non c'erano le ance o Ma c'era. io credo che l'ignoranza sia una grande virtù. Prendo la zampogna e vi faccio vedere. Eccola qua. Casualmente ce n'ho una. Questa è una zampogna, vedete? Questo è l'insufflatore, dove il Sì. suonatore insuffla l'aria che poi arriva nella sacca. Questa che vedete è una sacca di pelle di vitello, perché insomma le sacche di capra non sempre si trovano, è un po' difficile reperirle. In alternativa sono nate negli anni una serie di materiali naturali che hanno sostituito la capra. Io ho preferito tornare indietro, ho detto, se non trovo, quando non c'è la possibilità di montare una capra naturale, preferisco prendere una pelle, cucirla, e almeno è più vicina, diciamo, all'idea della sacca di capra. La sacca ovviamente ha solo una funzione, diciamo, di serbatoio d'aria, che serve a non interrompere il suono quando il suonatore ha bisogno di suonare. A differenza dello strumento che vi dicevo prima, delle launeddas, in cui il suono continuo si ottiene perché il suonatore, gonfiando le guance, utilizza le guance come sacca. Quindi Noi come la qui, tromba, come la come la tromba, tromba. il soffio continua, quella respirazione circolare cosiddetta, però in realtà non è che contemporaneamente si respira Era la e forza di Louis Armstrong, no? Che riusciva a fare quello. e noi che non sappiamo fare la respirazione circolare utilizziamo la sacca. L'aria quindi arriva al ceppo, ecco, il ceppo contiene 1, 2 o 3, 4 zampogne. Quindi quattro zampogne, perché ognuna è una zampogna, quindi si parla sempre al plurale di zampogne. Dopodiché nel ceppo sono contenute le ance dello strumento, quindi se smontiamo Ah, ecco. troviamo le ance all'interno. Come se fosse una ciaramella. Come se fosse una ciaramella, è una ciaramella a tutti gli effetti. E quindi il suono Ecco. arriva contemporaneamente a tutte e quattro le ance, e quindi potete suonare quattro suoni per volta. Sarebbe difficile infilare in bocca quattro strumenti, lo si fa attraverso questo ceppo. Questa è stata l'evoluzione, diciamo, dalle launeddas alla zampogna, cioè la sacca e il ceppo che contiene, diciamo, le quattro canne. La zampogna, a differenza di tutte le altre cornamuse, dove per cornamusa dobbiamo intendere un termine che è rappresentativo di una famiglia di strumenti, tutto sommato anche la zampogna è una cornamusa. Il termine cornamusa significa uno strumento con la sacca. Dopodiché ogni cornamusa ha preso un nome specifico nell'area di origine. Se andiamo in Francia la cornamusa si chiama musette, se andiamo in Spagna la cornamusa si chiama gaita, e così via, la scozzese, la Highland Bagpipe. Ce ne sono veramente tantissime tipologie, ma tutte queste cornamuse hanno una caratteristica in comune, quella di avere un'unica canna su cui ci sono i fori, e il suonatore utilizza tutte e due le mani su un'unica canna, e quindi, diciamo, può suonare una melodia, una monodia con più uno, due o tre bordoni a seconda delle tipologie. La zampogna no, la zampogna utilizza le mani separate, la mano destra sulla canna destra, la mano sinistra sulla canna sinistra. E questo dà la possibilità di costruire
un'armonia, un suono, una triade di suoni che quindi la possibilità di suonare un accordo dà, diciamo, una connotazione diversa alla musica che suoni. In accoppiata con la ciaramella puoi creare una piccola orchestra, diciamo così, che era poi l'obiettivo anche dei suonatori, perché vi raccontavo prima, i suonatori di zampogna gigante, oltre a suonare la zampogna gigante, che già è un'esperienza abbastanza faticosa e difficile, non erano contenti di tutto ciò, suonavano anche la gran cassa dietro le spalle, quindi con i piatti, quindi facevano una specie di one man band show, perché suonavano zampogna più gran cassa più i piatti, e quindi facevano questi spettacoli per strada. Io non ci sono mai riuscito, manco ci ho mai provato, mi è bastato imparare a costruire le zampogne, però diciamo che erano dei musicisti che suonavano in tutte le condizioni e che erano abituati a dover tenere la scena, quindi si servivano di tutto ciò che potevano utilizzare per tenere il banco. Ma praticamente pure qui in questo caso mi hai letto nel pensiero, perché io avrei, ti stavo dicendo, è come un'orchestra questa zampogna, Sì, perché non è cosa semplice. tra l'altro il termine zampogna, alcuni esperti lo fanno risalire al termine sinfonos, che significa sinfonia, quindi diciamo un Sì, insieme di suoni, una una piccola orchestra. cosa L'idea è questa. che poi era uno strumento di corte, l'abbiamo visto quella volta che della Tina che venne a vedere il convegno di cui c'è il video, quando Passo Marco Iannella ha bellissimo. fatto quel pezzo di paesiello, no? E quindi praticamente là ti fa capire come la corte napoletana stava avanti, cioè la musica nasce da noi, noi che stiamo a discutere. E quindi grazie alla corte napoletana adesso voglio parlare di quel gioiello che hai creato dal nulla. È che parliamo della sordellina napoletana. Sì, Calcolo, io sono nato a Sellica. Sesta. Io sono nato a Sesta. Quando Mario e Nunzia mi... A Sesta 1 sono nato io. Quindi quando Mario e Nunzia mi dissero che... Tempo fa, ti dico questo. Io non conoscevo, non sapevo manco che tu esistessi. Allora mi dissero, guarda, lo sai che... Ah, Cassino, ci stavano di Cassino. Marco Tomassi, che è venuto qui, ha visto questo quadro e che è quasi pronta la sordellina napoletana. Cioè, ti senti Mario, non conosco né Marco e non conosco neanche la sordellina napoletana. Però mi è rimasto dentro questo tarlo. Quando poi venni a sapere di quel convegno a Pilatina mi precipitai. Quindi adesso raccontaci questa sordellina che nasce napoletana e poi era lo strumento delle corti europee. Facci capire un attimo. Allora, sì, è un capitolo a parte, è la sordellina, però a parte non perché sia separato dal mondo delle zampogne, ma perché insomma ci vorrebbe una puntata apposta con la sordellina, però diciamo Prenditi il che, tempo che vuoi. no, ma voglio dire, diciamo subito che la sordellina è una zampogna, perché nasce dall'idea proprio del suono delle zampogne. In realtà, quando tu dicevi prima, diciamo, la musica popolare non è, cioè il termine popolare non è adatto, insomma, sì, in realtà popolare non è un diminutivo, diciamo. Il popolare per la tradizione aristocratica era popolare è come i re, sono con le corti, attenzione. Era un tutt'uno in realtà quel mondo, ciascuno prendeva, attingeva dall'altro mondo. Allora, diciamo che il suono della zampogna era bellissimo. Era un suono strepitoso, però diciamo la sacca di capra, il suonatore che soffia in un tubo, diciamo anche il vestiario degli zampognari non era adatto per suonare a corte. Probabilmente così può essere nato uno strumento chiamato dapprima sordina, poi sordellina. Insomma, c'era il desiderio di portare questo suono a corte, però non poteva essere una zampogna, perché a corte non potevano arrivare le zampogne. E quindi si è lavorato probabilmente a creare uno strumento che non ricordasse, che ricordasse il suono, che avesse il suono, ma che non ricordasse, diciamo, le usanze, il E modo di che di epoca storica esprimere. parliamo? 1500, 1600, Stiamo parlando del 1620-1630. che epoca storica? Quindi la Napoli spagnola, insomma. Assolutamente. E così nasce questo strumento che si chiama sordellina napoletana. E Giovanni Lorenzo Baldano probabilmente non è stato l'autore, forse è stato colui che ha trascritto tutto un repertorio di musica per lo strumento sordellina. Ripetere Il il nome. nome
Lorenzo? Giovanni Lorenzo Lorenzo? Baldano. Balla? Baldano, 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 perfetto. che ha riportato una serie di brani che venivano suonati con la sordellina. Ma la sordellina era uno strumento che aveva un suono più dolce, da qui il suono sordellina, ma aveva pressoché le stesse caratteristiche di una zampogna zoppa, quindi aveva un bordone sostanzialmente e aveva due linee melodiche. Questo strumento non aveva più il suono della zampogna, poteva suonare a corte, però diciamo, dopo un po', ci si rese conto che la possibilità di suonare pochi accordi, come li chiamiamo noi oggi, quindi avere non una grande varietà nei toni della zampogna, toni musicali, diciamo, portava un po' a noia questo strumento. Di qui una serie di inventori, di collezionisti di strumenti musicali, di artisti, di scienziati, direi io, perché alcuni di loro, secondo me, erano degli scienziati, tra cui Manfredo Settala, che aveva una collezione di 4.000 oggetti collezionati in tutto il mondo, che aveva visitato tutto il mondo, che era stato più all'estero che in Italia, che aveva inventato una serie di macchine di tutti i tipi. A un certo punto accetta questa sfida di costruire una zampogna che sia più simile ad un organo che a una zampogna, almeno nelle possibilità musicali, e quindi di allargare le possibilità di questo strumento. In realtà ci riuscì, perché la sordellina è uno strumento che ha 3 ottave di estensione, mentre una zampogna tradizionale può avere al massimo un'ottava. Qui stiamo parlando di 3 ottave di estensione e anche cromatiche, diciamo. Quindi lui assolutamente riuscì in questo suono. Però questo strumento non si è mai ritrovato. Si sono trovate solo pochissime immagini, pochissimi testi e null'altro. È stato studiato questo strumento per tanti anni e nessuno è riuscito a ricostruirlo. Io stesso ho sempre pensato, ragionando sulla complessità di suonare una zampogna e di costruire una zampogna, ho sempre pensato che la sordellina non abbia mai suonato, che non fosse un vero e proprio strumento musicale, perché era impossibile far suonare uno strumento con tutte queste chiavi, 25 chiavi, in una versione ancora più completa di quella che io ho ricostruito. Addirittura le chiavi erano 56, cioè qualcosa di veramente impressionante. Io ho sempre pensato che questo strumento non potrà mai suonare, e infatti le immagini che si sono conservate in realtà non mostrano mai il suonatore nell'atto di suonare lo strumento. Manfredo Settala la mostra, insieme ad altri oggetti da collezione, probabilmente da lui costruiti. E quindi ho sempre avuto il dubbio, che anzi quasi la certezza, voglio dire, che vabbè, sì, è un oggetto, ma non è uno strumento musicale. È un oggetto da museo. Un oggetto da museo, ma non uno strumento musicale. Però poi è successo, ma questo percorso, diciamo, è durato una decina d'anni. È successo però che io poi ho trovato, navigando su internet, cercando delle immagini di zampogne, probabilmente stavo cercando delle immagini di sordellino, non ricordo. Però, diciamo così, si può dire, ho avuto una botta di culo micidiale? Numero. Si può dire, e ce l'ho avuta perché ho trovato un'immagine molto sgranata. In realtà, non so se te la posso, se ce l'ho qui. Se mi aspetti 10 secondi la ritrovo. Ma sei l'imperatore della serata. Ecco, l'ho trovata in una immagine molto molto sgranata, che probabilmente voi Sì. vedete. Ho Sì, si visto vede. Sì. un pastore. Questa adesso è anche una qualità migliore, diciamo. Ho visto un pastore seduto con delle vesti stracciate, seduto su una roccia. Vabbè, è una zampogna, però non si vedeva il suonatore di cornetto e nemmeno gli angeli che stanno cantando. Ho detto, vabbè, è una zampogna. A un certo punto, però, l'occhio mi è andato sul braccio. Vedete, io provo a indicarvelo qui. Sì, Ecco, sul si braccio vede. Il braccio ecco, sinistro. sì, qui. Vedete, una striscia nera. Ecco,
Sì. sul braccio. Ho detto: oh, che cos'è quella striscetta nera? Ecco, io ho detto: questo potrebbe essere il mantice. Allora, se è un mantice, quella non è assolutamente una zampogna. Potrebbe essere una sordellina. Questa immagine, appunto, era conservata, raffigura un quadro che è conservato a Sessa Aurunca, nella collezione della diocesi di Sessa Aurunca. Allora ho preso subito il telefono e ho chiamato il mio amico Mario, padrone di Sessa Aurunca. Gli ho detto: Mario, mi devi fare una cortesia, mi devi trovare assolutamente questo quadro, perché ho un dubbio che questa possa essere una sordellina. E lui è stato molto gentile, si è speso per trovare questa Mario, è cortesia. così. E nessuno sapeva dove fosse. Io ho detto: guarda, Mario, c'è scritto che è conservata nella cappella del convitto Nifo di Sessa Aurunca. E lui è andato, però non sono riusciti a trovarla. Ha contattato il custode, adesso c'è una scuola lì. Insomma, non sono riuscito a ritrovarla C'è questa sempre immagine. stata una scuola. Allora a un certo punto poi mi richiama e dice: Mario, Marco, l'abbiamo trovata, era nella cappella del convitto Nifo. E lì tutti quanti vanno a pregare, da 50 anni tutti quanti vanno a pregare lì prima di andare a scuola, e ci siamo passati tutti davanti, ma nessuno si è mai reso conto di che cosa potesse essere quella cosa lì. E allora io ho detto: Mario, assolutamente io devo venire a vedere questo quadro. Perché come vi ho detto prima, di sordelline ce ne sono state varie tipologie. Quella meno interessante è quella di Baldano, quella nata originariamente, cioè senza il bordone modulante, senza le chiavi, quello con il bordone fisso. E A me quella lì interessava sapere, che a epoca è me quel quadro? questo quadro è 1800, 1650 circa. Quindi una Napoli spagnola, sempre. Sì, e guarda, la sordellina. Il periodo è questa con le chiavi 1630-1670, non di più di questo, poi si è persa completamente. Io ho detto: Mario, organizzami per favore un appuntamento, io voglio venire a vedere questo quadro. E lui mi ha organizzato l'appuntamento, io sono andato lì con tanta ansia perché volevo capire se era una sordellina con le chiavi o senza chiavi. Quando sono arrivato lì, mi hanno mostrato il quadro, con immensa gioia ho visto che era una sordellina con tutte le chiavi, non era la stessa versione di quella che Manfredo Settala, che è stato il costruttore, l'inventore di questo strumento, mostrava su un tavolo poggiata lì come uno strumento, un oggetto da collezione probabilmente. E però, se voi vedete, questa immagine è ancora più importante per certi versi, perché raffigura un suonatore nell'atto di suonare lo strumento, quindi non è poggiata su un tavolo. E di fianco ci sono degli angeli che cantano al libro, un suonatore di cornetto e degli altri angeli in alto che cantano. Ora voi non lo vedete, ma qui c'è Sì. Bene, l'Eterno Padre, qui a sinistra, in alto, si però vede. ora è visibile solo nella versione post-restauro, perché il quadro è stato restaurato dopo che io gli ho fatto notare che quello raffigurava uno strumento così importante, ed è venuta fuori anche un'arpa, un suonatore di arpa, tutta dorata. Questa è una pala d'altare che è stata ritagliata, era molto più grande, però hanno conservato la parte musicale. E l'Eterno Padre, che è in alto, Sì. Il guarda proprio il suonatore di sordellina. Quindi trascendente. il centro del quadro è proprio il suonatore di sordellina. E questo significa che questo strumento veniva utilizzato per la musica sacra. D'altronde c'è un affresco a Palazzo di fianco al Quirinale, Palazzo Rospigliosi, a Roma, dove c'è questa sordellina in alto, e c'è un'immagine che raffigura tutta una serie di strumenti, tra cui anche questa sordellina. Insomma, questo quadro mi ha tolto tutte quelle certezze che avevo, cioè la sordellina non era uno strumento musicale, la sordellina non ha mai suonato, la sordellina con tutte queste chiavi non poteva mai suonare. Siccome questo strumento è in realtà identico a quello che Manfredo Settala mostra
sul tavolo, poggiato lì in bella mostra. Io ho detto: allora no, allora probabilmente questo significa che questo era uno strumento musicale, perché viene raffigurato in due mondi completamente diversi, e però lo strumento ha le stesse caratteristiche. Poi ho potuto confrontare questo strumento con un altro quadro ancora, in cui si raffigura lo stesso strumento con le stesse caratteristiche. Beh, allora ho detto: tre quadri non possono essere, diciamo, una fantasia o un oggetto da collezione. Se Sarà tre indizi fanno la sicuramente prova, se tre indizi fanno la prova. la prova in questo caso. Da lì ho detto: è la, l'esperienza più complicata che potrò mai fare, l'avventura più complicata, un atto di follia il più grande che potrò mai fare, però ho provato a ricostruirla e mi sono dedicato completamente per 1 anno e mezzo. Sono andato in Francia a misurare alcuni strumenti come la musette francese. La musette de cure francese, che si è ispirata a questo strumento, perché in quel periodo passa in Italia Marin Mersenne, che redige l'enciclopedia degli strumenti musicali, raffigura tutti gli strumenti musicali che c'erano anche in Italia, torna in Francia e dice ai suonatori di musei, ai costruttori di musette: prendete spunto dalla sordellina, che è uno strumento straordinario che suona addirittura a tre linee melodiche indipendenti. Porta questo disegno lì e la musette poi diventa uno strumento con due ciante, perché qua ci vorrebbe un'altra puntata, diciamo, per raccontare tutte queste cose. Diciamo che è uno strumento che ha fatto scuola. Allora io sono andato a misurare e ad ascoltare il suono di quegli strumenti che sono convissuti nello stesso periodo con la sordellina e che si sono ispirati alla sordellina, perché io della sordellina avevo solo due o tre immagini. Ci sono 24 chiavi che non sapevo che cosa suonassero queste chiavi, e quindi è stato un rompicapo. Sono riuscito poi a ricostruire questo strumento grazie al fatto che uno di questi quadri, quello di Manfredo Settala, che ce l'ha appoggiato come dicevo prima, sul tavolo, non è solo un quadro, ma è un disegno scientifico. Ho trovato una chiave per poter leggere e interpretare quel disegno, e in realtà mi ha dato tutte le informazioni che mi mancavano. Poi a questo ho aggiunto le informazioni sul suono e sulla tipologia di ance che ho attinto da quegli strumenti conservati nel museo francese di Avignone, della musette che è convissuta con la sordellina, e alla fine sono riuscito a costruire il primo prototipo di questo strumento. Ma io non ho interpretato il disegno, io ho voluto semplicemente ricostruire quello che il disegno, quello che il quadro testimoniava. Ce la fai vedere? Sì. Assolutamente sì. E Ce la spieghi, dai. ho avuto sempre il dubbio, ho avuto sempre il dubbio, eccola qui. Spiegacelo un attimo. Allora, lo strumento è composto come per una zampogna. Spostati un po' più a sinistra. No, al contrario. Adesso sì. Dimmi. Allora, come per una zampogna, la sordellina è composta da una canna destra della melodia, della parte acuta, la canna sinistra e poi un contrabbasso molto lungo. Voi vedete, c'è addirittura una curva. E Sì. poi ci sono tutta una serie di chiavi. Queste chiavi che voi vedete, no? Io in realtà non sono presenti su nessuna zampogna e nessun libro raccontava a che cosa servissero queste chiavi, perché probabilmente lo sapevano solo i suonatori, due o tre, quattro, cinque. Io non credo che ci siano stati più nella storia più di 5-6 suonatori di questo strumento, e quindi è stato un vero rebus. Però, come dicevo prima, ho trovato una chiave di lettura per cercare di capire che cosa potessero suonare tutte queste chiavi. Poi, quando in realtà sono andato a provare lo strumento, mi sono reso conto che queste chiavi, a cui io non avevo associato una nota, ma che era venuto fuori dall'interpretazione del disegno, a queste chiavi corrispondono sempre delle note, sono proprio quelle note che ti servono quando vai a suonare. Perché se io
se io prendo questa posizione, vedete, sulla, con la mano destra, io ho solo il mignolo libero, quindi non posso suonare le chiavi che sono magari lontane, posso suonare solo le, schiacciare solo le chiavi che sono vicine, che però mi danno proprio le note che servono, perché sono delle terze minori o delle terze maggiori. E questo succede anche con la mano sinistra. Che cosa voglio dire di tutto questo? Che io non ho interpretato lo strumento, ma sono convinto che questo strumento, che è pure una ricostruzione, quindi io non è la ricostruzione in base ad un originale, è la ricostruzione fatta su delle immagini, quindi anche una mia interpretazione di quello che potessero essere queste chiavi. In realtà però, come dicevo, avendo ricostruito lo strumento così com'era, ho poi visto che quelle chiavi erano sempre nella posizione giusta, quindi io sono convinto che al 95%, al 95% una ricostruzione ho ricostruito lo strumento, non in base alle mie interpretazioni, ma rispetto a quello che era il progetto originale dello strumento, perché le chiavi sono tutte al posto giusto. Che materiale fa? Che legno è usato? Che materiale è usato? Allora, questo è legno di ebano, perché nelle immagini, e questo è bosso, questa è una piccola licenza poetica, io gli ho dato, l'ho fatto in due legni, perché in realtà le immagini mostrano quasi sempre un legno nero, perché era di ebano, e ci sono anche delle cronache, voglio dire, che si trovano in letteratura. Per esempio, la famiglia dei Medici possedeva sette sordelline diverse, il legno di bosso, il legno di ebano, in corno di bufalo, con decorazioni di tutti i tipi. E quella invece che Manfredo Settala mostra, quella da cui ho preso poi tutte le misure, in realtà era uno strumento fatto di avorio, quindi stiamo parlando sempre di legni pregiati, di materiali pregiati, perché questo era uno strumento assolutamente... Quindi c'erano dei mecenati aristocratici, regali, che potevano permettersi di pagare... Assolutamente sì. Se volessimo, diciamo, paragonare questo strumento, cioè fare un paragone tra il valore dello strumento, diciamo così, anche se non è giusto parlare di valore dello strumento, e quello che oggi potrebbe essere. Alcuni studi dicono, anzi no, sono state trovate alcune fatture per la vendita della Musette de Cure, che è uno strumento più semplice però rispetto a questo, che testimoniano che questi strumenti avevano un costo equivalente oggi di 300.000 euro. Quindi stiamo parlando di strumenti d'élite che potevano essere suonati solo da persone che avevano grandi mecenati alle spalle o grandi disponibilità. Infatti uno di questi dei suonatori della sordellina, che si sa è menzionato nella letteratura, ci sono anche altri quadri che lo testimoniano, era un mercante d'arte, era un mercante di quadri che viveva a scavalco tra le grandi capitali europee, quindi persone che non avevano problemi di disponibilità economica. Non era... E l'otre con che fatto? Era fatto di pelle. Io, diciamo, una delle immagini della sordellina mostra proprio una sacca di questo tipo qua, che vedete. È damascata, però. Com'è? È damascata. Questa, come vedete, è damascato, ma quello nell'originale, io ho dato la foto ad un sarto che ha fatto uno studio su questa sacca, e mi ha detto che quel materiale che si vede nell'immagine è un velluto di seta, è una seta e un oro zecchino, e io ho fatto ricostruire da lui questo tessuto, che era il rivestimento della pelle interna. All'interno c'è una pelle e poi c'era un rivestimento. Questo tessuto è velluto di seta e oro zecchino, come nell'originale. Quindi questo è proprio stato realizzato, tra l'altro, con un telaio a mano, con le stesse tecniche del periodo e con gli stessi materiali utilizzati nel periodo. Cioè, hai fatto l'assicurazione a questa sordellina? No, vabbè, l'assicurazione è... diciamo, io la porto sempre con me, per me non ha un valore economico, per me ha un valore che io non la lascio suonare a nessuno, diciamo, questa è l'assicurazione. Ma tu quante ne hai costruite fino adesso? Solo questa. Ah, ho capito. Ho un paio di prototipi che ho realizzato prima di questa e ho realizzato solo questa. Mentre parlavi mi veniva in mente
quel pastore di quel quadro. Vorrei capire, veramente sarei curioso di capire, perché Non è alla un fine pastore, uno. io pensavo, non è un pastore, io pensavo fosse un pastore. E Invece che lui ha cos'è? poi nell'originale ha degli abiti molto molto raffinati, ha un giglio È sulla Giglio, spada. Napolitano, Angioino, no? Il sindaco dei Capetingi, del Regno di Napoli. E lo ritroviamo in altri quadri di altri suonatori anche di Sordellina, quindi probabilmente erano probabilmente proprio perché stavano a Sessa Lunga, poteva essere anche una confraternita dei suonatori di No, Sordellina. ma sai, attenzione, Sessa, attenzione, Sessa era. Sessa nell'epoca quando inizia con il Sessa era nell'epoca dopo Napoli era il posto più importante del regno, quindi aveva quasi sempre quando appartenevano ai duchi erano eredi di Consalvo, i duchi di Sessa erano pure re di Napoli, quindi Sessa era la seconda corte di Napoli, quindi non mi meraviglia che là ci fossero. E poi a livello musicale, ancora oggi la tradizione musicale di Sessa è seconda solo a Napoli, non si discute. Ma infatti il fatto che questo quadro era conservato proprio a Sessa non è così Non è, strano. il Ducato di Sessa era un Ducato, calcola che il Gran Capitano, che a breve noi ne parleremo con il professor De Antonellis, Gran Capitano fu quando vinse scommesse di finanziamento gli angioi francesi, divenne Duca di Sessa, il primo re di Napoli che era Duca di Sessa, cioè adesso stiamo parlando dopo i Marzano e tutto il resto. Poi un'altra cosa mi è venuta in mente mentre parlavi, tempo fa conobbi un cantante di Piedemonte Tarife, che oggi è Piedemonte Matese, che lui mi diceva che praticamente nell'archivio di San Pietro a Maiella c'erano degli spartiti musicali di sinfonia che venivano fatte con 3 note. Ecco con la sordellina, 3 note. Dice che è qualcosa di fantastico. Ma Che però. anche il miserere che si canta, questo strumento viene raffigurato sempre o quasi sempre in scene di musica sacra. E Sì, anche il miserere sicuramente. si canta a 3 linee melodiche come la sordellina. Voglio dire, Sì. con questo non sto dicendo che sicuramente la sordellina sia legata al mondo del miserere, però diciamo la cultura che c'era a Sessa Lunga era una cultura musicale importante, e questo spiega pure perché la sordellina lì aveva un posto d'onore probabilmente. Ma sai, allora tu devi parlare che l'impero delle Spagne è stato il più grande impero della storia, dove il regno di Napoli, il viceregame di Napoli era il più importante territorio di quell'impero. Napoli era la New York dell'epoca e Sessa era la sua figlia. Quindi Assolutamente. stiamo parlando di. Quindi anche il miserere nasce in quel periodo, insomma, parliamo di cose che purtroppo vengono distorte o vogliono essere raccontate in parte. Marco, però tu adesso lo sai che prima di salutarci ci devi fare un pezzo, sì? Eh? Va bene, volentieri. Sei condannato a farlo. La sordellina ancora più volentieri, Fabio. Come, le tue parole sono incantevoli, ma credo che nessuno che adesso emanerai sarà ancora più incantevole. Quindi Ci facciamo. proviamo, dai. Dai, su. L'idea dell'inventore di questo strumento era appunto costruire uno strumento piccolo, maneggevole, ma che avesse un suono raffinato, un suono più vicino a quello dell'organo E che a infatti. gli altri strumenti. E vediamo se Manfredo Settala è riuscito nel suo intento. Adesso prendo il mantice perché questo strumento non si suona a bocca. Poi mi sposto anche un pochettino dietro, magari provo ad abbassare un pochino Sì. lo schermo a favore, perché questo si suona quando sei seduto, si suona in piedi. E un secondo, mi preparo e proviamo a portarvi nella Napoli del 1650 con questo suono. Che cos'è quello? Questo è il mantice. Ricordate che vi ho detto sul braccio c'era una fettuccia di Sì. pelle. Serve a soffiare l'aria. Lo strumento non si suona con la bocca, non si soffia nella sacca. La sacca si alimenta con un mantice.
Questa è la possibilità anche di cantare, diciamo, sulla sorgente. Pensa tu. Ah, ecco, quindi sostituisce la bocca, vedi? Sì. Mamma mia, Marco, una regina proprio. Questa è la sorgellina. Praticamente hai manipolato una regina, complimenti, che pezzo ci hai fatto? Guarda, questo è anche qui una mia composizione che ho dedicato, diciamo, all'inventore di questo strumento, Manfredo Settala, pregandolo di svegliarsi dal suo sonno e spiegarci come suonasse la sorgellina. Questa è l'idea Senti, di questo brano. ma hai mai provato a contattare responsabile San Vito al Maiello per vedere se ci sono, sicuramente ci saranno degli spartiti che qui, perché là ci saranno sicuro, gli spartiti che venivano usati per suonare questo strumento, ci hai mai pensato? La sordellina, probabilmente l'ultimo esemplare di sordellina è andato distrutto durante il secondo conflitto mondiale ed era conservato al Museo Archeologico di Napoli. Io credo che Napoli sicuramente conservi
ancora degli spartiti, Sicuro, no, sono sicuro. qualcosa legato a questo strumento. In realtà la sordellina io l'ho costruita, diciamo, e poi è arrivato il Covid, diciamo, no? E Vabbè. quindi, diciamo, tutto è stato sospeso. Quindi la costruzione della sordellina è un argomento piuttosto recente. Siamo in una bolla, siamo completamente congelati. Quindi a valle della ricostruzione della sordellina tanto c'è ancora da fare, perché si deve. Adesso abbiamo la dimostrazione che questo strumento è esistito e magari con il suo suono potremo convincere, la comunità scientifica, Guarda, Marco, dovresti andare a San Pietro a Maiella un giorno e parlarne, lì sicuramente c'è, perché poi da questo suono ti rendi conto che veramente la musica sacra, è Però ti molto posso particolare. dare una piccola anteprima. Ho ricevuto un messaggio questa sera di un amico che mi dice: guarda, abbiamo trovato uno spartito per sordellina. Io quindi la prima persona a cui lo vogliamo sottoporre per capire se è veramente uno strumento per sordellina sei te. Quindi diciamo qualcosa si sta muovendo. Ma dimmi una cosa, tu sei, oggi al mondo sei l'unico che la suoni, non c'è nessun altro che la suona, Questo è no? l'unico esemplare di costruzione di quel modello. Ce ne sono alcune versioni di quella originale, quella originaria, diciamo, la versione semplice, senza il contrabbasso con tutte le chiavi. Per quella, come dicevo, ci sono degli spartiti nella raccolta di Baldano e ci sono anche degli strumenti già ricostruiti. Non sono stato il primo a ricostruire la sordellina, anche perché, insomma, questo, diciamo, lo studio della sordellina è cominciato almeno 50 anni fa da parte di grandi studiosi. Però poi, per quanto riguarda la ricostruzione, il primo è stato un tedesco che si chiama Horst Grimm, diciamo, che ha fatto anche un CD con le musiche di questo strumento. Poi c'è stato Goffredo degli Esposti, che ha suonato questo strumento costruito da Franco Calanca, però lo strumento più simile alla versione numero uno della sordellina, quella senza chiavi. Invece questa così complessa, con tutte le chiavi, quindi molto molto diversa rispetto ad una zampogna, è la prima volta che viene ricostruita. Sono il primo e sono quindi anche l'unico a suonarla ad oggi. Niente Marco, io avrei tante altre cose da chiederti. Siamo andati, abbiamo sforato, ma ci sono stati adesso dei messaggi, i nostri spettatori sono rimasti incantati. E la Io ti zampogna che ringrazio. galeotta. Io ti ringrazio per la tua pazienza e per la tua disponibilità. Ci hai Grazie a regalato un'ora te. e mezza di emozioni vere. Per un identitario come me, come tanti che ci seguono, per chi si sente legato a un passato di 7 secoli e mezzo, sentire te e sentire il tuo strumento è stato qualcosa di incredibile. Io ti ringrazio, spero di poterti ospitare in seguito per altre cose, è veramente, come diciamo noi, è Camarone da compagna nelle tue ricerche, e prova ad andare a Napoli, a San Pietro e a Maiella. Ti Va bene, ringrazio Marco, ciao, grazie a grazie. voi per essere venuti nella liuteria e a presto. Grazie. Ciao.